Durante una lite per futili motivi avrebbe sferrato un pugno in faccia al padre, che sarebbe caduto violentemente a terra perdendo i sensi ed è stato ricoverato in gravi condizioni. È accaduto in un'abitazione colonica di Mezzano, a pochi chilometri da Ravenna. Il giovane, 24 anni, è stato arrestato con l'accusa di lesioni gravissime dai carabinieri intervenute da due vicine stazioni dell'arma. Il padre, un agricoltore di 60 anni, è stato portato con l'elisoccorso all'ospedale Buffalini di Cesena e le sue condizioni sono molto gravi e la prognosi è riservata a causa di un trauma cranico. Secondo quanto finora ricostruito dai militari, tutto sarebbe accaduto in veranda, dove all'improvviso il ragazzo avrebbe perso il controllo, colpendo al volto il sessantenne che, cadendo, avrebbe sbattuto la testa. L'uomo è stato soccorso in un primo momento proprio dal figlio e poi dagli operatori del 118. La madre, in quel momento presente in casa ma in un'altra stanza, non si sarebbe accorta di nulla. Oltre al personale di soccorso e le forze dell'ordine, sul luogo del ferimento sono intervenuti anche giornalisti e fotografi per documentare la vicenda ed il giovane, infastidito, sarebbe uscito e, armato di bastone, avrebbe iniziato a inveire e minacciare alcuni giornalisti e fotografi. A quel punto i militari sono intervenuti e lo hanno manettato per portarlo in caserma, dove è stato interrogato. I vicini di casa riferiscono di una famiglia turbolenta e, a quanto sembra, le liti non erano una rarità, ma ieri le cose devono avere preso una piega imprevista e più violenta del solito.